Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di novità e scopriremo qualcosa davvero di nuovo. Parleremo infatti del mondo bimbo ed essendo una gamma così vasta di articoli non ci perdiamo in chiacchiere ma partiamo subito con l'analizzare nel dettaglio tutte le componenti che fanno parte di questo meraviglioso mondo. Iniziamo! Partiamo con i primi articoli, vale a dire il ciondolo dentizione. Qui ne vediamo due varianti, vale a dire la mucca disponibile in rosa e bianco, ma sappiate che c'è anche l'orsetto rosa e smeraldo e il polpo rosa, azzurro e lime. E poi vediamo anche il ciondolo dentizione unicorno. Come sapete, il ciuccio o succhietto viene da sempre considerato il calmante per eccellenza ed è un vero e proprio toccasana con i bimbi, soprattutto i neonati. Questi ciondoli in silicone si possono attaccare ad una catenella composta da vari elementi che vedremo successivamente. Cosa fondamentale è il fatto che questo silicone è prodotto con i più alti standard qualitativi ed è in particolare impiegato nel campo dell'ingegneria biomedica e nel settore tecnico sanitario. È un materiale davvero eccellente anche per questa tipologia di articoli, perché è assolutamente inodore e in sapore, cosa fondamentale per i neonati, ed è inoltre termostabile, perciò può essere sterilizzato in acqua. Trovate comunque tutti i dettagli direttamente sul nostro sito, nei quali potrete trovare anche una scheda tecnica relativa proprio a questa tipologia di articoli. Ma adesso analizziamo nel dettaglio quelle che sono le misure. Per quanto riguarda la mucca, le misure sono 80x62 mm, eccola qui. Invece l'unicorno misura 97 mm x circa 68. Parliamo adesso di un altro articolo, un classico davvero indispensabile per tutte quelle volte che il neonato non vuole proprio saperne di tenere il ciuccio. Ebbene sì, per non far sì che cada ogni volta, c'è la pratica clip per ciucciotto. Abbiamo questa che è la clip per ciuccio Smile, disponibile nella variante anche azzurro e rosa, oltre che questa bianca. Le misure sono 35 di larghezza per un'altezza di 12 mm, mentre il foro ha una larghezza di circa 5 mm. Poi abbiamo anche questa variante, che è la variante funghetto, disponibile sia in rosa che in azzurro e che ha una misura di 36x43 mm, con uno spessore, eccolo qui, di 10 mm e il foro sempre di 5. E infine abbiamo queste quattro varianti di colore, vale a dire la clip per ciuccio cuore. Queste sono personalizzabili, ebbene sì, potrete apporre il nome del bambino e decorarlo come più vi piace con altri elementi che vedremo tra pochissimo. Disponibili in azzurro, rosa, bianco e naturale. E le misure sono, eccoli qui, prendiamone una come esempio, sono 43x40 mm, il foro è sempre di 5 mm e l'altezza di circa 10. Queste clip sono davvero molto utili appunto per far sì che il ciuccio non cada più a terra e sono clip interamente realizzate in legno d'acero, un materiale quindi assolutamente naturale che sappiamo bene essere fondamentale soprattutto per i più piccini. La tipologia di colore utilizzato è totalmente atossica, indelebile e soprattutto resistente, quindi ogni componente in metallo, eccola qui, è antiruggine e priva di nickel, quindi davvero ci sono degli standard qualitativi notevoli. Abbiamo parlato finora di oggetti da poter aggiungere per creare delle catenelle, per arricchire, personalizzare, stimolare le creature che riceveranno questi oggetti. E appunto come distanziatore o semplicemente per abbellire la catenella ci sono questi fantastici oggettini di diverso materiale, tranquille perché le analizzeremo tutte. Iniziamo da questi tre componenti, questi sono tutti in silicone, per, come abbiamo detto prima, per gli articoli relativi alla dentizione sono termostabili. Stabili, quindi possono essere sterilizzati in acqua e sono assolutamente in odore ed in sapore. Analizziamo adesso queste tre varianti. Partiamo da questa. Questa è la perlina cuoricino. Eccola qui, la vedete piccolina. Disponibile in rosa, azzurro, bianco, celeste, rosa baby e rosso ed ha una misura di circa 20 mm di larghezza per 16 di altezza e il foro, eccolo qui, dal quale potrete poi far passare il filato, è di circa 2 mm di diametro. Questo invece ad esempio è l'orsetto, disponibile in smeraldo e rosa, che misura 22 mm di altezza per circa 32 di larghezza e anche qui il foro è di circa
circa 2 mm. Questa invece è la Stella Big, disponibile nella variante rosa, ma anche in grigio chiaro, azzurro, bianco e oro. Le misure invece sono di circa 40 mm di altezza, quindi come potete vedere è abbastanza grande. Parliamo adesso di queste. Queste vengono denominate perline distanziatori. Perché? Perché possono essere inserite tra delle lettere, ad esempio, che vedremo tra pochissimo, oppure tra gli oggetti che abbiamo visto finora. Queste perline distanziatori sono disponibili in azzurro, ma anche bianco, blu, naturale, rosa, rosso e verde, ed hanno un'altezza di 5 mm, eccola qui, quindi vedete davvero molto piccoli, per un diametro di circa 10 mm. Il foro invece è di circa 3 mm, quindi davvero potrete utilizzarle come principio, come chiusura anche della catenella. Insomma, gli usi sono davvero tantissimi. All'interno di ogni confezione troverete 10 perline. Anche queste sono totalmente atossiche, quindi indelebili, resistenti a saliva e sudore e in conformità alla normativa europea, che poi potrete trovare anche sul sito. Parliamo invece adesso della perlina legno cuoricino, disponibile in questo delicatissimo azzurro, ma anche bianco naturale, rosa e rosso. Anch'essa è in legno, misura 21x16 mm per un'altezza di circa 8 mm e anche qui il foro è di circa 3 mm. Parliamo invece delle perline rigate. Sul sito potrete vedere anche meglio nel dettaglio, proprio con la funzione zoom presente sulle foto, l'effetto di queste perline, disponibili in rosa, bianco ma anche azzurro. Anche queste sono in legno, misurano 10 mm per un foro della larghezza di circa 3 mm. Parliamo invece adesso di queste perline che non sono rigate, ma sono anch'esse, hanno anch'esse il diametro di circa 10 mm per un foro di 3 e sono in legno come i prodotti che abbiamo visto finora, disponibili appunto solo in questa variante di colore, che è per l'appunto il verde. E concludiamo con gli ultimi tre articoli, eccoli qui, sempre in legno. Ve lo ricordo perché sono davvero delle indicazioni fondamentali per la tipologia di creazioni che andrete a regalare o comunque a creare per i vostri piccoli, che sono un prodotto sicuro e libero da sostanze nocive e inquinanti. Questa è la perlina in legno orsetto, disponibile in arancio, azzurro, bianco, magenta, rosa e turchese, e misura 20 mm per 15 per un'altezza di circa 10 mm. Anche qui il foro è di 3 mm. Questa invece è la perlina in legno orsacchiotto, disponibile in azzurro, blu e rosa, che misura 18x20 mm per un'altezza di 8 e un foro sempre da 3. E infine la perlina in legno macchinina, disponibile in azzurro, bianco e turchese, che misura 20x14 mm per un'altezza, eccola qui, di 8 e un foro da 3 mm. Eccoli qui. Adesso parliamo di questi sonagli per creazioni con il quale davvero potrete divertirvi, perché poi vi daremo in seguito qualche indicazione. Allora, partiamo da una scheda tecnica. Questi sono i sonagli. Hanno una misura di 19 mm e sono disponibili in tante diverse varianti di colore, vale a dire argento, azzurro, bianco, blu, come quella che vediamo, ciliegia, giallo, grigio, rosa, verde e verdone, e sono il classico sonaglio, quindi composto da questa sfera cava di metallo con un foro nella quale è racchiusa una pallina, eccola qui, di metallo, che di conseguenza agitando si può produrre un suono davvero molto molto dolce. E ha oltretutto, cosa fondamentale, anche questo pratico anello proprio per applicazione. Ma adesso vediamo alla chicca, quelli che forse sono gli accessori più utilizzati per realizzare delle catenelle, questi pratici dadini con all'interno le lettere. Ovviamente sul sito ci sono tutte le lettere dell'alfabeto. E qui vi presentiamo tre differenti versioni. Partiamo da queste. Qui vediamo la G e la V. Queste sono il dado lettera, disponibile sia in azzurro che in rosa. Le lettere bianche ovviamente creano un bel contrasto dolce con questi toni pastello davvero molto delicati. Il foro è di circa 3 mm e anche questi sono prodotti in silicone, quindi, come abbiamo detto prima, davvero componente molto importante, soprattutto per i più piccoli che dovranno utilizzarlo. Poi abbiamo queste. Le ho prese perché sono davvero molto molto piccole. Anche queste disponibili con tutte le lettere dell'alfabeto e sono perfette per realizzare accessori personalizzati come braccialetti e collane o, come abbiamo detto finora, appunto anche catenelle per il ciuccio. La misura è
di 7 mm circa di diametro per 4 mm di altezza, e il foro, che vedete, è davvero molto molto piccolo, è di circa 1 mm. E infine poi abbiamo questo, che è il dado lettera, disponibile anche questo con tutte le lettere dell'alfabeto, e qui troviamo in tutti e quattro i lati, esattamente come per gli altri con il silicone, la lettera incisa. Queste invece, come potete vedere, sono bianche e creano un bel contrasto con la lettera che invece è in nero. Hanno un foro, eccolo qui, da 3 mm e le misure sono di circa 10 mm, l'altezza appunto di circa 10 mm. Gli angoli sono perfettamente arrotondati e anche questi si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di creazione voi deciderete di fare. Sono davvero tantissimi gli articoli e credetemi, abbiamo citato davvero gli aspetti più importanti, vale a dire le misure, il colore, qualche dettaglio relativo alla composizione, ma vi consigliamo vivamente, qualora vi foste persi qualcosa o voleste approfondire un po' di più, di andare nella sezione applicazioni sotto categoria Mondo Bimbo e leggere nel dettaglio tutte le descrizioni che potrete trovare in ogni singolo articolo. Le cose da poter realizzare con questi oggetti sono davvero tantissime. Abbiamo citate prima, catenelle, bracciali, collane. Quale filato utilizzare? Beh, sicuramente il più adatto è il cordoncino cerato, ma anche la coda di topo, disponibile in quattro varianti di colore all'interno proprio del Mondo Bimbo, che si abbineranno perfettamente agli articoli che abbiamo presentato finora. Ci soffermiamo un attimo anche sul sonaglino, perché prima insomma l'abbiamo visionato. Il sonaglino è davvero qualcosa di unico, arrivato da non molto in casa Tessiland, molto richiesto perché davvero si può utilizzare in tantissimi modi. C'è chi lo pone all'interno di un amigurumi oppure di una sfera in plastica, per far sì che possa comunque stimolare le attività del bambino, da quelle visive a quelle uditive a quelle tattili, perché appunto inserirlo all'interno di un amigurumi o comunque di qualcosa che consenta di far rumore potrà sicuramente stimolare il bambino ed essere qualcosa di notevole. Oppure per il famoso chiama angeli, chiunque ha avuto un bambino o una bambina avrà indossato sicuramente la collana che solitamente si utilizza come buon augurio, comunque come porta fortuna per proteggere il bambino quando è in pancia. Infatti si dice che proprio questo suono, secondo un'antica tradizione, possa proteggere, possa chiamare appunto un angelo che protegga poi il nascituro e che quindi potrà poi di conseguenza accompagnarlo per tutta la vita. Infatti c'è chi sostiene che poi successivamente, dopo la nascita, debba essere deposto o nella carrozzina o nella culla, in modo tale che possa davvero continuare a proteggerlo, oltre al fatto che sia con il sonaglino, che sia con bracciale, collanina o catenella, possa sicuramente essere un ricordo che il bambino porterà sempre con sé. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri video, ma di seguirci anche sugli altri canali social, vale a dire Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!